la sfonda, sapete? Si vede dappertutto. Siamo anche per libertà del popolo italiano. Se da un lato, c'è necessità di aprire continuamente, aiutiamo il suo partito, perché qua al Partito Radicale se ci arrivano i soldi, io mi sono iscritto al partito in questo momento proprio perché con tutto che c'è una scadenza solare dell'anno radicale che mi sembra finisce a ottobre, in questo momento uno dice aspetta novembre e poi ti iscrivi e paghi 200 euro all'anno. No, i 200 euro li voglio versare, li ho già versati 50, devo darne altre 150 al partito perché Marco mi ha chiesto questa cortesia, eccole qua, stiamo al bollettino. E in un momento di difficoltà va aiutato il partito, non quando a novembre c'è di nuovo l'anno solare. Quindi, anche se c'è un mese di validità del partito, poi dopo devi rifarti un'altra iscrizione per il 2016. E la rifacciamo, magari anche te, che dici? Beh, io sai, economicamente me la passo male. Ho capito, però intanto un piccolo contributo. Io se potessi gli farei un contributo di 100.000 euro, ma non ce l'ho. Adesso non è importante, importante invece perché dare se lo un messaggio agli italiani. No, ma se lo merito, perché come già ho detto a te, adesso il Partito Radicale ha bisogno di soldi. Ho capito, voleva parlare. Volevo solo ricordare agli italiani l'importanza in un momento in cui il Partito Radicale ha difficoltà anche a pagare la propria sede, che è la sede storica in via di Tor Argentina, dove c'è anche la famosa radio, aiutare un partito che non solo è storia del nostro paese, ma un uomo che oggi alla sua età, che ha, è forse l'uomo politico più importante di 20 in Italia. Sì, ma devo ricordare che Radio Radicale è la radio che sta in tutti i settori, è quella che informa tutti, capito? Veramente c'è gente che si è fatta una cultura con Radio Radicale, non dimentichiamo, certamente c'aveva i suoi finanziamenti, però ma raccontano la realtà. Da quanti anni esiste Radio Radicale? 24 ore su 24 serve ancora meglio nel GR Rai nazionale, quindi è una radio che dovrebbe avere un finanziamento statale, cioè lo Stato dovrebbe pagare, ce l'ha ma dovrebbe averne di più. Beh, non è possibile che un Partito Radicale abbia una sede che possa essere tolta al partito stesso, certo, che non lo so. Il Partito Radicale ha una sede che dovrebbe essere un museo permanente per i turisti che mi vengono dal Giappone, deve essere vincolato e dicono lì c'è il Partito Radicale.